Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Finalmente siamo arrivati al video sui preferiti del mese di settembre. Questa volta con un contenuto completamente nuovo, con una scaletta quindi diversa rispetto ai video che ho fatto sui preferiti nei mesi scorsi, perché ho pensato comunque di cambiarlo. Non mi convinceva tanto la scaletta che utilizzavo nei video precedenti, però del resto avevo aperto il canale da poco, ho sperimentato, ho provato, insomma adesso ho deciso di provare a proporvi degli argomenti diversi. Quindi partiamo subito, la prima categoria è il viaggio del mese. Io questo mese sono andata in Croazia e devo dire che sono rimasta favorevolmente colpita. È un posto veramente meraviglioso. Io mi aspettavo che fosse carino perché qualche anno fa ero andata a fare una crociera, una delle tappe era la Croazia, Dubrovnik, che rimane in fondo alla Croazia. E già quel posto lì mi era piaciuto molto, quindi mi aspettavo comunque che potesse essere un bel posto. Però io davvero non me l'aspettavo così tanto bello. Sono andata nell'isola di Kirk, che in italiano è l'isola di Veglia, che è abbastanza vicino all'Istria, diciamo così per darvi un'idea. Ed è un'isola, però è interessante perché è collegata da un ponte con la terraferma, quindi non si è legati al traghetto, al battello, insomma, eccetera, ma si può tranquillamente raggiungere l'isola con la macchina attraversando questo ponte. E quindi è molto comodo, quindi ci si può anche spostare e andare a vedere località che non siano necessariamente solo sull'isola. Noi abbiamo deciso di fare un viaggio abbastanza riposante perché eravamo veramente stanchissimi. Quindi, insomma, abbiamo visto solo le località presenti sull'isola e abbiamo fatto una veloce capatina a Fiume, qui la città di Fiume in Istria, e basta. Quindi, diciamo che abbiamo girato tantissimo l'isola, l'abbiamo vista tutta, però il resto, diciamo che non lo abbiamo visto. Non questa volta, comunque, perché abbiamo deciso di ritornare. Abbiamo alloggiato in un residence, quindi eravamo liberi anche dal punto di vista del pranzo e della cena, quindi non eravamo costretti a mangiare fuori pranzo e cena, ma avendo un residence con l'angolo cottura potevamo organizzarci noi i nostri pranzi, le nostre cene e anche magari se una volta può capitare di essere più stanchi, non aver voglia di uscire per forza, potevamo tranquillamente cenare a casa e alla sera anche restare in questo residence che comunque era fantastico perché era vista mare, quindi aveva il terrazzo, quindi comunque molto molto bello. La località in cui noi abbiamo alloggiato si chiama Malinska e è abbastanza comoda, diciamo, dal punto di vista logistico è abbastanza centrale e quindi da lì siamo potuti partire per andare a vedere le altre località dell'isola e quindi muoverci molto facilmente. È un posto veramente bello, è molto pulito, è molto ben tenuto, le persone sono gentilissime, quindi siamo rimasti veramente molto colpiti e ci è veramente piaciuto tanto. Ci sono dei paesaggi veramente mozzafiato, delle spiagge incredibili, c'è un'acqua pulitissima, le spiagge sono ben tenute, sono attrezzate perché in ogni spiaggia comunque sono presenti i servizi igienici, sono presenti i lettini, l'ombrellone, è veramente una cosa fantastica. L'unico neo, se devo trovare un neo, è che nella località in cui alloggiavamo noi, quindi Malinska, non ci sono tantissime spiagge sabbiose, vaste, grandi, ma sono spiagge abbastanza piccole, con una spiaggia, diciamo, che è un misto tra pietre e sabbia, a seconda un po' della zona, della località, ma sono abbastanza piccole, quindi comunque se si arriva in spiaggia tardi si fa un po' di fatica magari a trovare un posto. Però è veramente un posto meraviglioso, quindi io vi consiglio di andarci. Passiamo però alla seconda categoria, ossia il film del mese. Io purtroppo questo mese non sono riuscita ad andare al cinema. Avrei tanto voluto andarci, volevo vedere addirittura tre film, ma non ci sono riuscita. Per una serie di problemi pratici, fisici, eccetera, non sono assolutamente riuscita ad andarci. E l'unico film che ho visto questo mese è Il Fantasma della Libertà. Il regista è Luis Buñuel, è un film del 1974, quindi è un film vecchio ed è un film assolutamente assurdo. Perché diciamo che
È un film a episodi, sono episodi concatenati con una struttura a domino, cioè questo significa che alla fine di un episodio entra un personaggio che poi sarà il protagonista dell'episodio successivo e ognuno di questi episodi è caratterizzato da una storia che ha come elemento centrale qualcosa di veramente assurdo. Quindi è un film che va a sconvolgere e a destrutturare l'ordine naturale delle cose. Ad esempio, c'è un episodio in cui viene denunciata la scomparsa di una bambina, i genitori si presentano alla centrale di polizia, però la bambina in realtà è lì presente, se la portano addirittura dietro dicendo è scomparsa nostra figlia, ma la figlia è lì. E il commissario pone delle domande sulla scomparsa della bambina, addirittura pone delle domande alla bambina stessa sulla sua scomparsa, quando è palese che la bambina non è scomparsa perché è lì con loro. Quindi questo tanto per farvi un esempio. Ci sono altri episodi altrettanto assurdi e è un film che mi ha lasciato, diciamo, un po' così. Devo dire che non mi è piaciuto, devo dire la verità, è un film che non mi ha per niente entusiasmato, non mi ha appassionata e addirittura non volevo neanche vedere la fine perché proprio non mi è piaciuto. Però è un film comunque particolare che forse ad un pubblico di un certo tipo potrebbe anche piacere. A me sinceramente no, però devo dire che nella sua assurdità questo film può avere anche un elemento, diciamo, di interesse per un certo tipo di pubblico quantomeno. Quindi, insomma, questo è stato il film che io ho visto questo mese. Purtroppo, non vi posso parlare del film che avrei voluto vedere perché non ci sono riuscita. Spero di potervene parlare nei preferiti di ottobre. Altra categoria, il prodotto del mese. Io questo mese ho provato i cristalli liquidi per capelli colorati per proteggere il colore e farlo durare più a lungo della marca Vital Care. Ed è questo prodotto qua. Io devo dire che mi sono trovata veramente molto bene. È molto semplice da usare questo prodotto perché è sufficiente con i capelli bagnati applicare qualche goccia di prodotto, soprattutto sulle lunghezze, sulle punte, insistere appunto su questa parte e poi senza risciacquare procedere con la piega. Devo dire che ero un po' scettica su questo tipo di prodotto, però l'ho provato, l'ho utilizzato anche quando ero appunto in Croazia in vacanza al mare, quindi capelli stressati magari dal mare e dal sole. Devo dire che sono rimasti sempre abbastanza luminosi e il colore comunque mi sembrava abbastanza vivo. Quindi devo dire che è un buon prodotto e faccio una recensione assolutamente positiva, quindi provatelo. Passiamo all'acquisto del mese. Io questo mese ho acquistato questo prodotto che è un tagliacastagne. Qua c'è il foro e qui c'è la sua lametta. Come potete vedere, ecco, qua c'è la lametta e qua c'è la parte in cui va appoggiata la castagna. Poi si preme così semplicemente e si forma il taglio nella buccia della castagna. A me questo prodotto serviva perché a me le castagne piacciono moltissimo. Spesso quando arriva il periodo mi faccio le caldarroste e sapete che per fare le caldarroste è necessario fare un taglio sulla buccia. Ma siccome la buccia delle castagne è abbastanza dura e io comunque facevo fatica, anziché utilizzare il coltello, quest'anno ho detto: ma perché non mi prendo uno strumento apposta così faccio meno fatica? E quindi ho deciso di comprarmi questo prodotto e devo dire che mi trovo bene, quindi questo sicuramente è l'acquisto del mese. Passiamo al cibo del mese. Ecco, io come cibo del mese ovviamente non potevo non proporvi un cibo della Croazia, perché sono stata in Croazia, vi ho parlato così bene della Croazia e mi sono portata via un souvenir che sono i biscotti Domačica. Sono questi. Sono dei biscotti da tè che hanno praticamente sopra il biscotto, poi hanno uno sottile wafer ricoperto di cioccolato sotto. Questi sono i biscotti, ve li faccio vedere aperti. Ve ne faccio vedere uno. Questo è il biscotto fatto così e dietro ha lo strato praticamente di cioccolato ricoperto con il wafer e sono veramente buonissimi. Una curiosità che i biscotti Domačica sono appunto fatti in Croazia, sono quelli più mangiati in assoluto in Croazia e sono biscotti da tè considerati per riunioni femminili, che, cioè persone, donne che comunque si vedono per l'ora del tè e chiacchierano, tanto che appunto Domačica in croato vuol dire casalinga, quindi questa insomma è una piccola curiosità. Ma a parte questo, devo dire che sono biscotti veramente buonissimi.
Tra l'altro all'interno della confezione ce n'erano tanti, quindi a volte magari qua in Italia noi compriamo dei biscotti che hanno una scatola grossa così, poi dentro ce ne sono 5, a me è già successo. Invece qua devo dire che la scatola era assolutamente piena, quindi insomma ottima recensione anche per la quantità di prodotto che viene offerto. Passiamo alla categoria successiva, ossia la curiosità del mese. Io questo mese, navigando in internet, ho scoperto che esiste una chiesa a forma di scarpetta di cristallo, quindi scarpetta di Cenerentola. Devo dire che sono stati abbastanza eccentrici. Questa chiesa si trova a Taiwan, e dove se no, mi viene da dire. Però, insomma, è una chiesa molto particolare che è stata costruita in una zona che andava, diciamo, rivalutata, volevano rialzare un pochino la qualità, di questa zona, attirare turisti, e hanno costruito appunto questa chiesa. In realtà, però, non è stata costruita così a casaccio, ma è stata costruita, diciamo, in onore della storia di una donna vissuta negli anni 60 che a causa di un fungo infetto al piede ha dovuto purtroppo subire l'amputazione delle gambe. Questa donna, a seguito di questa amputazione, è andata a vivere all'interno di una chiesa, non è mai più uscita da lì, non si è mai sposata e quindi hanno pensato, insomma, in suo onore di fare una chiesa a forma di scarpetta di cristallo dedicata più ai turisti in realtà che ai riti liturgici. Però dedicata soprattutto ai matrimoni, tanto è vero che hanno costruito un viale molto romantico davanti a questa chiesa. Questa chiesa è completamente costruita in vetro, è alta 16 metri, ha 320 pannelli di vetro ed è costata 686 mila dollari, quindi insomma una chiesa costosa, particolare, ma che sicuramente attira tantissimi turisti tutti gli anni, perché io onestamente non so se andrò mai a Taiwan, però devo dire che adesso che so che esiste questa chiesa la voglio andare a vedere, quindi se dovessi andare in quella zona sicuramente l'andrò a vedere. Quindi il loro scopo è stato raggiunto perché effettivamente incuriosisce e attira i turisti. Passiamo alla foto del mese. Io vi volevo proporre questa foto che ho scattato io durante un viaggio in Costa Azzurra. Io ho scattato questa foto sulla spiaggia che si trova di fronte all'Île d'Or, quindi all'Isola d'Oro. È una località vicino a San Rafael, è veramente molto bella, c'è questa spiaggia che è veramente particolare perché è tutta di sassi bianchi e sulla spiaggia si possono trovare queste costruzioni fatte con le pietre. Quindi è veramente particolare e di fronte a questa spiaggia si può appunto vedere l'Isola d'Oro. Io sono arrivata in questa spiaggia di sera, quindi c'era il tramonto che stava, diciamo, per arrivare. Ho fatto un giro su questa spiaggia con il mio compagno, la spiaggia era deserta, non c'era nessuno perché erano già le 8 passate di sera, era estate. E insomma, eravamo solo io e lui, c'era un'atmosfera quasi surreale con questo cielo che stava diventando arancione molto piano. E io a un certo punto, in mezzo a questa spiaggia, a queste costruzioni di pietra, ho pensato di fare questa foto perché quel particolare angolo che ho fotografato mi stava suscitando veramente un'emozione intensa e quindi ho deciso di immortalare il momento facendo questa fotografia. Siamo arrivati all'ultima categoria, ossia l'arcano del mese. Io questo mese ho estratto l'imperatrice e ho pensato non tanto di parlarvi dell'imperatrice dal punto di vista della sua simbologia e dei significati divinatori, perché per quello vi invito ad andare a vedere i miei video dedicati all'argomento, quindi trovate tutto lì, ma ho pensato di, diciamo, tirare fuori un consiglio, diciamo che possiamo definirlo un consiglio, che possa essere più o meno adatto a tutti. Un po' a tutte le situazioni, che possa andare bene per tutti, quindi un qualcosa di molto generale. Quindi studiando un pochino la simbologia e i significati di questa carta, ho pensato di tirare fuori un qualcosa che fosse generalizzabile, che ovviamente va preso così, molto alla leggera, molto con le molle, perché ovviamente è qualcosa di molto generale. Quindi insomma vi propongo l'imperatrice e quello che l'imperatrice vuole comunicarvi è tempo di trovare un accordo con una persona con la quale di solito è difficile trovarlo, oppure un accordo con se stessi. Portare a termine un compito utilizzando il buon senso e lasciando da parte la fretta. Questo era il consiglio dell'imperatrice e su questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!